bite. 'Cause oh, come on and give me some, baby. I'm gonna take you on fire. Time is without sense of measure. You know how to hold me tight. My plan is kiss you all over. I'm gonna please you tonight. 'Cause you're my everlasting harmony. Il professore è qui. Lì così? Sì. Allora, giro di là. Sì. Grazie. Vieni in piedi. Sei fra Severino e... qui. Prego. Allora, diamo inizio. Buonasera a tutti. Buonasera ai nostri ospiti. Buonasera ai nostri illustri relatori. Questo è il primo di tre incontri che la Fondazione del Notariato e la Fondazione Corriere della Sera organizzano insieme. Presidente Laurini fra poco vi farà un saluto a nome del Notariato. Come Fondazione del Corriere, noi siamo ben lieti di aver avuto questa occasione, un'occasione in cui riflettiamo su temi alti, sul futuro in sostanza del diritto, della giustizia, del rapporto stesso fra diritto e vita, e ringrazio il professor Sirena delle suggestioni e dei consigli per la formazione di questo programma. Noi, il nostro motto un po' banale, sembrerebbe che leggete in tutti i nostri inviti, è la libertà delle idee. Questo è un luogo dove ormai più volte alla settimana ci incontriamo e discutiamo di temi non solo attuali, ma di temi che riteniamo essere di peso, con un taglio che certamente è un taglio di divulgazione, perché non siamo in una sede di convegno, di seminari scientifici, eccetera, ma che vorremmo sia una sede di alta divulgazione. La nostra esperienza è che il pubblico chiamato a riflettere su temi importanti risponde, ha sete di riflettere e di sentir parlare di temi importanti, di temi che impegnano tanti perché dell'essere quotidiano. E quindi un tema come questo evidentemente è centrale. Ma prego il professor Laurini di dirci due parole come Fondazione del Notariato. Buonasera, grazie Pier Gaetano. Io sono particolarmente lieto di essere qui per portare il saluto del Consiglio Nazionale del Notariato e del Notariato tutto.
accompagnare Pier Gaetano Marchetti nel fare gli onori di casa, in quanto, come lui ricordava, questa iniziativa che accomuna la Fondazione del Corriere della Sera e la Fondazione del Notariato, sottolineo del notariato più che per il notariato, come originariamente era la denominazione della nostra fondazione, proprio perché vogliamo sottolineare come l'impegno culturale della fondazione si rivolge all'esterno. È una creazione, uno strumento che il notariato utilizza, la fondazione, il suo braccio culturale, per poter portare all'esterno, dare un contributo alla formazione della cultura professionale e anche non professionale, come questa iniziativa dimostra, in cui trattiamo di temi che certamente non sono usuali per l'impegno culturale di categorie professionali, che sono più rivolte a temi di carattere professionale, a temi scientifici più o meno attinenti alla esperienza e al ruolo della categoria o della professione nella società. Invece qui abbiamo fatto uno sforzo per andare oltre e dare il contributo o contribuire a che certi temi di così grande attualità, così come ha sottolineato Pier Gaetano, il tema grandissimo del rapporto tecnica, scienza, diritto, etica, sono temi di una importanza straordinaria ai quali bisogna abituare sempre di più i cittadini, i colleghi, i professionisti, le più vaste fasce della società, a interessarsene, a cercare di comprendere e di comprenderli, perché questi temi e le soluzioni dei problemi che essi presentano sono certamente alla base del futuro della nostra società. Io vi ringrazio di essere qui presenti questo pomeriggio, ringrazio in particolare Pier Gaetano e la Fondazione del Corriere della Sera per aver voluto con noi fare questa dar vita a questa iniziativa. Ringrazio naturalmente il professor Irti, il professor Schlesinger, il professor Severino per aver accettato immediatamente il nostro invito, e quindi non sottraggo altro tempo in modo che possiamo ascoltarli appieno. Grazie. Grazie Presidente Laurini. Dovrei introdurre il tema, evidentemente lo farò appena e malamente, perché sono all'altezza, intimiditissimo, di essere qui seduto vicino a due maestri giuristi, io che di diritto mi occupo, e a un maestro dei maestri del pensiero come Emanuele Severino. Emanuele Severino, professor Severino, che è un po' un ospite, direi, abituale qui, perché già ci ha fatto l'onore di essere presente in altre occasioni. Il tema che oggi trattiamo è il significato, il ruolo, la prospettiva, sono molto generico, del diritto in un'epoca in cui si ha un'esplosione della tecnica, si ha una forte vocazione dell'economia al, diciamo, dominio della situazione, in cui sembra che appunto quello spazio del diritto si rimpicciolisca, che il diritto faccia fatica a tenere dietro a questo impetuoso panorama di novità e di sconvolgimenti. E quindi non trattiamo della tecnica del diritto, di come fare leggi, di come interpretare leggi, eccetera, che pure è una dimensione, direbbe il professor Irti, diciamo procedimentale della creazione e della vita del diritto, ma lavoriamo e riflettiamo un po'
a molte. Vedete, io vi faccio una confessione che deriva dalla mia esperienza. Io vivo in una facoltà di economia, ho vissuto in una facoltà di economia, la Bocconi, famosa per qualche legame personale adesso con la presidenza del Consiglio, e dove avevo e ho numerosi colleghi economisti, tutti molto neoliberisti, non ordoliberisti, che cicaghiani, che in sostanza guardano noi giuristi, che pure diamo lauree di diritto anche da Bocconi, un po' come delle api operaie, cioè in sostanza il nostro ruolo è visto come quelli che in bella calligrafia mettono qualcosa che il sacerdote della scienza economica, che dovrebbe interpretare il volere, il voler essere dell'economia, mette forma. Partecipavo, d'altro canto, due giorni fa a un dibattito al Salone del Libro sulle tematiche democrazia, internet, politica e internet, e quando si affrontano questi temi si arriva al tema di come disciplinare internet, la rete. Quando uno si pone il problema di come disciplinare internet, la rete, cioè una tecnologia che giorno per giorno continua a porsi nuovi obiettivi, a voler risolvere nuovi problemi, che crea giorno per giorno qualcosa di diverso, quando ci si mette a regolamentarla ci si accorge immediatamente che ogni soluzione, anche diciamo, sembra servire lo scopo contrario, cioè tutelo l'individualità, quindi cerco di evitare la privacy, cerco di evitare intrusioni, pirati che nella rete mi rubano la carta di credito, ma poi quella stessa tecnologia è usata dal regime autoritario per schedare l'oppositore, eccetera. E quindi sembra che si ha l'impressione che questa tecnologia, che sul terreno, proprio su quello delle norme, delle soluzioni, che questa tecnologia quasi si rifiuti, non voglia, per sua natura non possa essere disciplinata da un diritto che si affanna a trovare una soluzione caso per caso. Ma potrei parlare della disciplina del diritto d'autore, della disciplina dei brevetti di invenzione, per dire temi cari in cui c'è questo fenomeno, si cerca di regolamentare una esigenza di tecnologia, di sviluppo, di nuove applicazioni, eccetera, pongono nel nulla quello che volevo regolamentare o lo fanno diventare insufficiente o mi indicano una diversa. Partendo così da esperienze, da casi pratici, e questo uno mi sembra dei modi in cui si manifesta il problema di qual è il ruolo oggi del diritto, quel diritto che la politica a sua volta intrisa di ideologie, di credenze, di valori, eccetera, eccetera, pensava di avere dettando il diritto che regolava la realtà, oggi c'è una realtà che sembra volersi scrollare di dosso il qualsiasi vincolo nella regolamentazione. Detto grossissimo modo, questi sono un po' alcuni dei temi che noi affrontiamo, dei temi che qui il professor Irti e il professor Severino sono abituati a trattare. Correva l'anno, tanto per riprendere i refren televisivi, 2000, che si confrontavano a Catania, mi sembra, con Piero Barcellona
sul tema tecnica e diritto. Passò un anno, uscì un libro per i tipi di La Terza, in cui a quei due voci di dibattito si aggiunse una ripresa chiamata Atto Secondo. E quindi oggi siamo all'atto terzo di queste cose. Atto terzo che vede la presenza di una persona, di un giurista e pensatore del calibro di professor Schlesinger, che un po' potrà fare magari d'arbitro e da inserirsi e far evolvere questa discussione in più atti. E poi ieri tornò sull'argomento delle sue lezioni brasiliane pubblicate da noi, e il professor Severino sul problema del ruolo della tecnica, eccetera, dedicato, non posso citare singole opere perché sono molte e il tema è un tema ricorrente e centrale nel suo pensiero. E poi scopriamo che il discorso è attualissimo. Io così, rileggendo il libro, questo dibattito, no, mi ero imbattuto in un passo, se lo ritrovo, veramente incredibile. Incredibile, un passo di Irti nel quale, quasi con toni profetici, ci dice: ma noi ritenevamo di avere messo le ideologie alle spalle, ne eravamo contenti di avere messo le ideologie alle spalle. Chi ha salutato con gioia il tramonto delle ideologie non sapeva, o sapeva fin troppo bene, che quei luoghi non sarebbero rimasti per sempre vuoti e che altre potenze, l'economia e la tecnica, li avrebbero subito riempiti. Ora che la coscienza dell'illusione o dell'inganno sembra matura, può levarsi l'appello alla politica, che riprenda nelle proprie mani il destino dell'uomo e restauri con ciò stesso il dominio del diritto. L'appello sarà mai ascoltato. Siamo tutti in attesa. Probabilmente il professor Severino ha una visione diversa e risponde diversamente a questo interrogativo, ma non è che non veda come dal nostro tema diritto e tecnica siamo passati a un tema molto ancora più vasto e attualissimo, quale è il problema della tecnica e del e della politica, dei tecnici e dei politici. E a questo punto devo dire, mi taccio perché arriviamo proprio al cuore. Io comincerei col professore Irti, se vuole iniziare e aprire il sipario su questo terzo atto. Grazie. Perché in questi ultimi anni torna l'interrogativo sulla fine del diritto? Perché si affollano analisi e profezie sulla sua irreversibile mortalità? Nel giugno del 2008 l'Accademia delle Scienze di Torino indisse un convegno intorno alla domanda fine del diritto. Ne fu promotore un filosofo, Pietro Rossi, nostro comune amico, ossia il più eminente studioso di Max Weber e della calcolabilità giuridica,
come elemento del moderno capitalismo. Qualcosa è già accaduto o sta accadendo se i filosofi rivolgono così strenua attenzione al mondo del diritto e se i giuristi sono come percorsi da una ansietà filosofica. E se in questo pomeriggio due prestigiose fondazioni ci hanno chiamati al dialogo e alla discussione, affidandoci alla guida di un autorevole studioso di diritto come Pier Gaetano Marchetti. Occorre pur dire che le profezie intorno alla fine del diritto non sono una novità. Ne hanno parlato giuristi e filosofi. Fra i primi voglio ricordare Francesco Carnelutti, che in un saggio risalente al 1953 prendeva in riflessione la morte del diritto, perché gli uomini, a suo avviso, affratellati dall'amore del messaggio evangelico, non ne avrebbero avuto più bisogno. E Francesco Carnelutti, tra ingenuità filosofiche e abbandoni mistici, si faceva così interprete delle inquietudini e delle speranze del secondo dopoguerra. Ma proprio in quegli anni, cioè negli anni 50 e negli anni successivi, si diffondeva nella cultura italiana e filosofica e giuridica una profezia molto più profonda e meditata, la profezia di Marx, secondo cui il diritto, come sovrastruttura dell'economia capitalistica, era destinato a morire con essa. Abolita la lotta fra le classi, si sarebbe estinto lo Stato, si sarebbe estinto il diritto e sarebbe subentrata, è una espressione di Marx, l'amministrazione delle cose. L'amministrazione delle cose non richiede il diritto, ma soltanto la tecnica del gestire. L'importanza di questa teoria o profezia è straordinaria, perché decretando la morte del diritto sostituisce la regola tecnica alla regola giuridica. Marx, e qui temo lo sguardo severo e critico Severino. Dell'amico Emanuele Severino, Marx argomentava così: il diritto è una sovrastruttura dell'economia capitalistica, il giorno in cui verrà meno la lotta fra le classi non resterà che l'amministrazione delle cose. Non vi sarà più il conflitto fra gli scopi, ma l'unità di uno scopo. E dunque, poiché lo scopo sarà unitario e complessivo, le regole della tecnica potranno sostituire le regole del diritto. Io ricordo ancora, forse lo ricorderà anche Piero Schlesinger, come in Italia, nella cultura dei giuristi, si era diffuso un libro di un teorico sovietico, il Pashukanis, il quale metteva a confronto la cura della società e la cura dei pazienti e concludeva così: la cura della società non è diversa dalla cura del malato. E qui, cioè nella cura del malato, il contenuto delle regole si stabilisce attraverso la scienza medica.
e concludeva: per il giurista non c'è posto. Se il problema è soltanto di risolvere il problema tecnico del malato, il giurista non c'è posto. Servono soltanto le regole proprie della scienza tecnica. Segnalo alla vostra attenzione la profezia di Marx, la profezia che tornerà in diversa situazione storica, che è prossima a farsi realtà o è già realtà, poiché annuncia la morte del diritto e l'avvento di una oggettiva e neutrale tecnocrazia. Se gli uomini raggiungono una verità unitaria e conclusiva della storia, non c'è più bisogno del diritto, non c'è più bisogno dell'aspro conflitto delle ideologie o dei partiti politici o dei dibattiti parlamentari, perché c'è ormai una verità conclusiva, e lo vedremo, che potrà essere interpretata e applicata dai competenti. Mentre, dico, negli anni 50 e nei successivi si diffondeva nella cultura filosofico-giuridica italiana la profezia di Marx, il diritto degli stati europei sembrava conservare la fisionomia e le caratteristiche tradizionali. E qui mi permetterò di indicare, di tratteggiare le caratteristiche d'insieme del diritto negli stati moderni europei. Il diritto era congiunto alla sovranità territoriale degli stati, alla sovranità di uno stato sul proprio territorio. La parola territorialità è una parola di una straordinaria densità, è la parola che deriva dal latino terreo e significa impaurire, intimorire. Il territorio è il luogo dove si svolge una potestà dominatrice che suscita paura, che intimorisce. E la sovranità degli stati era una sovranità territoriale. Alla idea di territorio si congiungeva necessariamente una idea di confinatezza. Non c'è un territorio se non ci sono i confini. Un luogo è un vero, autentico luogo se è chiuso dai confini. Qui i giuristi e gli ascoltatori ricordano come lo Stato territoriale era sempre assomigliato a una sfera, la sfera del diritto, la sfera dello Stato. Perché la immagine geometrica della sfera? Perché la sfera racchiude. La sfera esprime la confinatezza e rivela ciò che sta dentro e ciò che sta fuori. I cittadini che stanno dentro, gli stranieri che stanno fuori. Quindi il diritto si congiungeva di necessità alla sfera territoriale dello Stato e alla idea di confinatezza. Dentro i confini si muoveva l'intera vita sociale, la politica, il diritto, l'economia. Tutto era racchiuso entro i confini e la territorialità dello Stato. Ma proprio all'interno di questa vita, che sembrava così racchiusa, così imprigionata nella geometria di una sfera, vi era una forza, l'economia, che non subisce il limite dei confini. Mi è sempre colpito come nelle pagine di sociologi e di giuristi si evochi la figura del mercante,
Il mercante è colui che nelle tenebre della notte e mentre le tribù sono in guerra svolge traffici, lucra guadagni, perché il mercante è transterritoriale, transconflittuale. Allora, gli homines economici, cioè gli attori della produzione e dello scambio, si fanno estranei e appartengono al mercato. Già lo accennava la consueta perspicacia per Gaetano Marchetti, che cos'è mercato? È forse un altro luogo? È forse il mercato ionale? È forse il mercato la cui descrizione apre le pagine di Einaudi nelle lezioni famose di politica sociale, cioè il mercato dei contadini, degli artigiani, dove produttori e consumatori si incontrano? È questo oggi il mercato? O piuttosto il mercato è un non luogo? Il mercato non si lascia fissare in una porzione della superficie terrestre. Anzi, il mercato ormai ha assunto la importanza e l'identità di un soggetto. I mercati vogliono, i mercati sono algidi o caldi, esigono o respingono, giudicano, approvano o disapprovano. Il mercato che si fa da luogo soggetto, un soggetto che si oppone e contrappone alla territorialità degli stati. Noi siamo ancora racchiusi nei confini dei diversi paesi e il mercato sta oltre. Il mercato è un non luogo, non identificabile nella superficie terrestre. Questo è il risultato di un processo, diciamo, delocalizzante che si è a mano compiuto e determinato negli ultimi secoli. Pensiamo alla importanza che ha nella conversazione anche quotidiana un avverbio, dovunque. Che significa dovunque? La tecnica e la scienza sono dovunque. Dovunque non è un luogo, esprime soltanto la generale fruibilità delle invenzioni tecniche. Pensate che nei trattati europei si parla di uno spazio interno senza frontiere. E che cos'è lo spazio? Lo spazio non è un territorio più vasto, non è una somma di territori. Lo spazio è un non luogo, è un mercato. E pensiamo soltanto, lo accennava ancora Pier Gaetano Marchetti, alla fruizione della telematica, dove si adotta l'aggettivo navigazione. Perché navigazione? Perché la navigazione è un abbandonarsi all'imprevisto, l'abbandonarsi alla molteplicità e indefinibilità delle rotte. Questo processo, che viene chiamato sempre globalizzazione, io mi sono limitato a toccarne taluni profili, questo processo è anche un processo di destoricizzazione. Ci strappa dai luoghi e dunque ci strappa dalla storia propria di ciascun paese e di ciascuno di noi. A questo processo si è aggiunto un fatto storico di straordinaria importanza, che è stata la crisi
del socialismo reale. Vedete, prima, e molti tra noi ricordano, non i più giovani, noi eravamo chiamati a prendere partito tra Occidente e Oriente, tra una ideologia che dominava l'Europa occidentale e una ideologia dell'Oriente. Circa 20 anni or sono, declinano i paesi del socialismo reale, c'è un solo vincitore. C'è una ideologia che assume una egemonia incontrastata ed è l'economia di mercato. Sembra che la storia dell'Occidente abbia raggiunto il proprio compimento, sembra che la storia dell'Occidente sia venuta ad una verità conclusiva che è l'economia di mercato. Nessuno discute più l'economia di mercato. Una economia che, come dire, domina il campo come una verità incontrastata e inconfutabile e che richiede, ecco qui il legame con ciò che accennavo al principio sulla profezia di Marx, soltanto la competenza degli esperti. Vorrei fermarmi su questo profilo. La profezia di Marx era: la storia condurrà ad una società senza classi, si estinguerà lo Stato, si estinguerà il diritto, sopravviverà soltanto l'amministrazione delle cose. L'amministrazione delle cose non ha bisogno di diritto, ha bisogno soltanto della competenza degli esperti. Che cosa è accaduto nella storia dell'Occidente? Che è caduto il dualismo tra ideologia dei paesi europei, ideologia sovietica, sia come la convinzione di aver raggiunto una verità unitaria e conclusiva, cioè la verità dell'economia di mercato, la quale perciò richiede soltanto la competenza degli esperti. Non c'è più bisogno, aveva detto Pasciucanis, il teorico del marxismo, del giurista. Non c'è più bisogno di tutto ciò che un teorico della restaurazione chiamava la classe discutidora. Che cos'è la classe discutitore? È la classe dei dottrinari, degli uomini politici, dei giuristi. Non ce n'è più bisogno, perché c'è una verità unitaria e conclusiva, l'economia di mercato, la quale ha bisogno soltanto della competenza degli esperti. Pier Gaetano Marchetti ha accennato ad un profilo che è davvero importante. Ma se la verità conclusiva della storia d'Occidente è l'economia di mercato, se la regola tecnica prende il luogo della regola giuridica, che senso ha la democrazia rappresentativa? Che senso ha il dibattito politico, il voto nelle assemblee parlamentari? Vedete, la democrazia rappresentativa presuppone una competenza generale dell'elettore. Ciascuno di noi ha un diritto di voto perché il diritto di voto implica una competenza generale capace di dare risposta a tutti i problemi. In un certo senso la competenza generale dell'elettore assorbe in sé le competenze particolari dei singoli campi, dei singoli saperi tecnici. La democrazia rappresentativa ha un senso soltanto se si reputa che l'elettore sia dotato di una competenza
per così dire, generale, si reputa che la competenza politica assorba in sé le competenze tecniche. Il principio maggioritario intanto può prevalere sul principio di competenza in quanto si reputi che la maggioranza esprima come tale una risposta ai problemi della società. Ma se noi invece reputiamo che i problemi della società siano ormai legati a una verità conclusiva e unitaria che è l'economia dei mercati, il principio maggioritario non ha più senso. Deve soltanto valere il principio di competenza interpretato e applicato appunto dai tecnici. E che ne è del diritto? Che ne è del diritto dinanzi a quella che nel tema di questo incontro, nel tema suggerito dall'amico Sirina, viene definita la volontà di potenza, la Wille zur Macht di Nietzsche, all'impeto della tecnica e della economia? Il diritto, Pier Gaetano Marchetti ha usato una parola molto felice, fa fatica. Qual è la fatica del diritto? La fatica del diritto degli stati, ma anche del diritto delle unioni di stati, è di inseguire i fenomeni della tecnica e dell'economia. Perché vedete, come accennavo prima, la tecnica e l'economia hanno una dimensione planetaria, non conoscono confini. E invece il diritto, il destino del diritto, sembra legato alla terra, ai luoghi. Noi giuristi non riusciamo a concepire il diritto se non legato e stretto a un dove, dove si studia, dove si giudica, dove si applica. Ma la tecnica e l'economia non conoscono più il dove, non conoscono più i luoghi della terra. E di qui allora la fatica del diritto per raggiungere e inseguire la dimensione planetaria della tecnica e dell'economia. Il diritto non riesce in questo inseguimento. E di qui le profezie sul suo declino, sul suo tramonto. Che cosa può accadere? Può accadere che le crisi economiche ci risospingano entro i confini degli stati, e allora il diritto riprenderebbe la propria potestà territoriale, la potestà territoriale che era propria degli stati nell'età moderna. Può accadere, come pronosticava Carl Schmitt, che il globo si divida e frantumi in grandi spazi. Questo è un capitolo poco appunto toccato nel dibattito culturale di oggi. Carl Schmitt è l'autore più controverso del Novecento. Carl Schmitt ha avuto intuizioni geniali, ma è stato anche il giurista del Reich nazionalsocialista. Quando le truppe tedesche dilagavano per l'Europa e la Germania affermava la propria egemonia, Carl Schmitt teorizzava i grandi spazi, l'ordine dei grandi spazi. Egli aveva intuito che gli stati nazionali, gli stati territoriali erano ormai al tramonto e che si andavano formando dei grandi spazi. Naturalmente il grande spazio in primo luogo era il grande spazio europeo occupato dalla Wehrmacht. Oggi, sciolti da memorie storiche e per così dire distaccando il pensiero di Schmitt dalle vicende del nazionalsocialismo,
possiamo così capirne la intuizione generale, cioè che il mondo si sarebbe diviso in grandi spazi. Devo dire che è davvero qui l'analisi del giurista deve cedere a una sorta di pronostico, non voglio dire di profezia che sia assimilabile alle altre, devo dire che vedo soltanto nel futuro due alternative, a meno che, ripeto, la crisi economica non ci conduca entro i confini degli Stati. La prima alternativa è che la tecnoeconomia esprima da sé il proprio diritto. E questa è la posizione di Emanuele Severino. Io devo dire che ho avuto il privilegio, come rammentava Pier Gaetano Marchetti, di un intenso dialogo con Emanuele Severino. Ci siamo incontrati per caso in un convegno di Catania nel 2000 o 2001 e in qualche modo il giurista, l'umile esegeta di testi legislativi si è ritrovato e riconosciuto in molte pagine di un grande filosofo. Ciò che da quell'anno, dal remoto ormai 2001 a oggi, ci divide è questo. Emanuele Severino reputa che la tecnica abbia in sé la capacità di generare le proprie regole, le proprie norme, e cioè che il diritto sia una sorta di normatività tecnologica, una normatività tecnologica che ridurrebbe, come ovvio, i parlamenti a organi di trasmissione di direttive tecniche. Cioè la tecnica avrebbe, poi lo ascolteremo dalla parola, diciamo, autentica del filosofo, la tecnica avrebbe in sé la capacità di generare norme. L'altra ipotesi sarebbe quella che queste grandi potenze, la tecnica, le scienze, l'economia, si muovano in uno spazio che a noi parlo di Pier Gaetano Marchetti, di Piero Schlesinger, di me, apparirebbe quasi vuoto di diritto e che quindi i non luoghi diventino anche un non diritto. In un certo modo l'atopia si congiunga con l'anomia, nessun luogo e dunque nessun diritto. C'è quel libro di arte di Toni Negri, Impero, non stupisca che io citi questo libro, ma in sé alcune illuminanti intuizioni, e cioè che queste grandi potenze possano raggiungere fuori dai confini degli stati, fuori dalla volontà degli elettori, fuori dalle assemblee parlamentari, un loro assetto, una loro potenza dominante, lasciando noi individui inermi e impotenti nella cosiddetta moltitudine del mercato. È un'alternativa la quale dà ragione di quel punto interrogativo che sta accanto al nostro tema e che rimane un punto interrogativo. Vi ringrazio. Grazie, Sorirti, per questa panoramica densa, alla fine della quale appunto si leva un interrogativo che di sé, o si mette in dubbio un interrogativo con il che si nega la negazione che la frase vorrebbe indicare. Ma quando
di Battesti, i primi due atti di questo tema, il dibattito suscitò, poi fu ripreso e fu seguito, e a me piace ricordare fra l'altro l'intervento di un maestro e amico carissimo a tutti noi, Luigi Mengoni, che ripercorreva la storia, eccetera, e poneva il problema che io pongo a Piero Schlesinger: ma allora oggi, in fondo, questo mercato, che poi non si sa bene cosa sia, perché è tutto un altro discorso, professor Irti è un ordo mercatista, se mi consenti, ma ci sono teorie del mercato nuvola, come cloud computer, eccetera, insomma, privo di regole, privo di cose. Ecco, si può porre la domanda, ma questo mercato, questo dominio dell'economia che supera lo spazio, e di cui noi sentiamo sulla pelle la conseguenza, perché a mio modo di vedere, ma non è il mio modo di vedere, è una frase, ormai è una constatazione pacifica, la crisi del 2007, eccetera, non è, è solo come qualche saggista di comodo ci vuol far credere, che alcuni legislatori avevano in fondo dei ricchi prebende stipendi da qualche intermediario finanziario, per cui decidevano di chiudere gli occhi davanti ai derivati, davanti ai prodotti finanziari, eccetera. La realtà è che questi erano, fra virgolette, prodotti e realtà che sfuggivano a un territorio, che sfuggivano ha quindi una regolamentazione attraverso le fonti tradizionali. Piero è già in disaccordo. Oh. Ecco. Comunque, è questo un interrogativo. Ma tornando, volevo chiedere a Piero Schlesinger, tu intravedi in questa posizione, che non condividi, che neppure io condivido, una sorta di ritorno a un diritto naturale rinnovellato e attuale, che prende le forme appunto del cosiddetto mercato, della cosiddetta tecnologia, eccetera. Mi dai la parola? Certo, ho finito con un interrogativo. E innanzitutto ringrazio le due fondazioni, che veramente con spirito molto generoso e acuto ha organizzato questi ben tre incontri di grande interesse, e io mi permetto di dire che il più semplice e il più facile mi sembra il primo, il nostro, a cui secondo me possiamo rispondere con una certa facilità e semplicità, mentre lo vedo camminare in maniere molto elevate, crescenti, verso punti veramente di alta stratosfera, perché i due successivi incontri, cui parteciperanno appunto persone di grande rilievo, vanno a toccare due punti massimi e crescenti: la giustizia e poi addirittura la natura umana. E quindi credo che dobbiamo alle due fondazioni un altissimo ringraziamento, non soltanto come singoli, poi occasionalmente adesso coinvolti in questo dibattito, che Natalino con la sua, lo conosciamo, acutezza e genialità sa ravvivare da par suo, ma poi gli altri due cui ho accennato e che quindi riguardano tutta la città di Milano,
ci si lamenta spesso che Milano non avrebbe più la capacità di suscitare quello che in altri tempi Milano ha saputo fare. Ebbene, queste sono dimostrazioni che non credo affatto che in linea di principio sia opportuno fare classifiche e segnare distanze di epoche. Ma io devo invece tornare al punto interrogativo, anzi io ne vedo due di punti interrogativi, perché sono un pignolo. C'è niente da fare, quando uno è un pignolo do sempre fastidio alla gente, perché voglio sapere come vanno a posto le cose. E quando non so bene come vanno a posto, io sono a disagio. Qui i puntini dove vanno messi? Uno mi hai detto, ma io ne vedo due. Perché sono due i problemi. Cioè, prima che noi andiamo verso un superamento, e io vorrei sapere che cos'è questo superamento. Perché, per esempio, Natalino nel parlare ha detto che questa è la fine o la morte di qualcosa, che poi ha precisato essere il diritto. Ma secondo me, in primo luogo, c'è da chiedersi cosa vuol dire il superamento. Perché, per esempio, il superamento in una bella partita di tennis, immaginiamo Nadal opposto a Federer, chi vince l'incontro? Chi supera l'altro? Cosa vuol dire superamento? Per esempio, se superamento vuol dire superamento del diritto, allora io non ci immagino la fine, ma ci immagino qualcosa di diverso, perché il diritto vuol dire corpo sociale e quindi il corpo sociale ha bisogno di ordine. E il diritto vuol dire una società ordinata. Ed è indispensabile l'ordine. E allora se avviene un superamento, vuol dire che non c'è più l'ordine. Cosa c'è? Ci può essere disordine. Allora superamento vuol dire disordine o può voler dire caos. Il superamento vuol dire caos. Qui c'ho il primo interrogativo che non mi è chiaro. Il secondo interrogativo ancora di più, perché il superamento, mentre c'è stato messo giustamente l'articolo indeterminato, un superamento, andiamo verso un superamento. E allora qui mi sembra anche più giusto che ci sia incertezza. È un superamento, dei tanti superamenti che possono darsi. Qui ci dobbiamo rivolgere a un superamento particolare, quindi la domanda non è completa, perché bisogna chiarirci di che superamento stiamo parlando, di una morte o di un incontro di tennis o di una massa disordinata o addirittura di qualche cosa di più grave, perché Steve Jobs, che poveretto, troppo giovane e morto, ha detto il mondo è cambiato, il mondo è totalmente cambiato, non possiamo più parlare del mondo che era, perché quel mondo lì non c'è più, lo ha detto Steve Jobs poco prima di morire, ma è la stessa cosa che ci stanno dicendo da anni, non i giuristi, tutti ci stanno dicendo, e vedremo tra poco, che giustamente ce lo dicono, perché è cambiato. Non è il problema del superamento. Non c'è più quel mondo. Quel mondo di cui voi parlate in maniera da restare estasiati, perché è bello sentirvi, e sono già certo di come sarò felice di sentire il mio vecchio collega d'università, perché partimmo insieme. È bellissimo sentire queste cose, ma hanno una caratteristica, che sono fantasie, che sono astrattezze, che sono di alto livello, di altissimo livello, non per niente poi
si misurano con la giustizia, con la natura umana, con alti punti di riferimento, da teorici. Qui siamo davanti a dei teorici. Io mi inchino, ma poi dichiaro di non essere in grado di portare avanti questo discorso, perché io non sono un teorico, sono un uomo pratico. Sono un uomo pratico che ama le cose che si possono fare e che si devono fare e che si vogliono fare. E significano fare qualcosa, bene o male, spesso male, molto più facile farle male, e questo riesce a tanta più gente che non ai pochi che riescono a farle bene. È più facile farle male, e in genere le facciamo male, è molto più difficile farle bene. E però io tento di farle. E in queste astrattezze io non ci ritrovo, perché io mi ritrovo nella storia. Ma mai è stata parlata stasera di storia, non si è detta una parola della storia, perché è fantasia, è arte, è filosofia, è bellezza, è teoria. Ma se il mondo è cambiato, bisogna che storicamente noi un po' di sguardo lo dobbiamo dare al mondo. Il mondo è davvero cambiato? E quando è cambiato? E la risposta ce la danno. Ci dicono che il mondo è cambiato con la globalizzazione, perché la globalizzazione ha tolto di mezzo quei problemi a cui faceva cenno, di quel mondo che fu, della terra, del terreno, della territorialità. Non c'è più, perché è sopravanzato, o se vogliamo, c'è stato il superamento della globalizzazione. Che cos'è la globalizzazione? I francesi preferiscono parlare di mondializzazione, secondo me è più esatto. Parlano di la mondialisation, e secondo me è più preciso, è più corretto. Ma c'è l'abitudine di parlare di globalizzazione. Ora, che cosa si dice da anni? Che la globalizzazione intorno agli anni 90 si è scatenata verso la fine del secolo, di questo secolo, che non si mettono d'accordo se è stato un secolo breve o un secolo troppo pericoloso, troppo lungo, il Novecento. E infatti il disprezzo ricade di solito sul secolo successivo, sul millennio successivo. Perché siamo entrati in un altro millennio, e quindi è logico che il mondo è cambiato. Ha cambiato millennio, giustamente ha cambiato tutto, tutto. Allora, negli anni 90 è cominciata la bagarre. Chi sarà a raggiungere per primo il punto della globalizzazione? Perché se noi riusciamo a raggiungere la globalizzazione, mettiamo tutto insieme, teniamo tutto insieme, non c'è più lo sfasamento, lo sgretolamento, la pericolosità delle cose che si confondono. Abbiamo ordine, perché è tutto globalizzato, è tutto messo insieme. Ebbene, cos'è successo? Che una sola disciplina ha raggiunto la globalizzazione, e si sa qual è. Una sola disciplina si è rapidamente globalizzata, ed è la finanza. C'è stata la finanziarizzazione del mondo. E come è avvenuta la finanziarizzazione del mondo? Era necessario innanzitutto trovare un tasto comune che potesse mettere tutti insieme. Chi? I finanzieri. Perché se la globalizzazione doveva avvenire sulla finanza, bisognava che tutti i finanzieri parlassero lo stesso linguaggio. Ahimè, lo stesso diritto. Perché come si parla un linguaggio in una disciplina per metterla in ordine? Ci vuole un diritto. E allora
come hanno fatto i finanzieri a trovare il diritto che li accomunasse tutti? Non era facile, proprio non era facile, però avevano una punta di vantaggio. Qual era la punta di vantaggio? Che c'erano delle vecchie volpi. Chi erano le vecchie volpi? Ma si capisce, gli inglesi, i londinesi, perché è Londra che ha insegnato la finanza nel mondo. E come ha fatto a insegnare la finanza nel mondo Londra? Ha insegnato la finanza nel mondo dicendo che bisogna essere molto semplici. Se si fanno le cose complicate diventa difficile la disciplina, ma se si tengono semplici è più facile. E allora Londra che cosa ha insegnato? Ha insegnato che non c'era bisogno di avere delle cose complesse. Bastava che volontariamente gli associati, da soli, per conto loro, persone private, facessero delle associazioni con le quali si gestiva come si faceva finanza. E allora gli inglesi hanno insegnato al mondo, e innanzitutto a Wall Street, come si fa a fare finanza facile. Non occorrono regole, bisogna togliere da mezzo le regole, bisogna lasciare che chi vuole si intende, face to face, faccia a faccia, ognuno di fronte all'altro, si stabilisce, ci si stringe le mani e si è chiuso. Ma come si faceva a globalizzare con gli accordi verbali o comunque così, fulminei? Non si poteva, perché i mercati, quelli di cui avete parlato, i mercati sono una cosa dannatamente complicata. Perché per fare dei mercati bisogna avere le gru, bisogna avere le macchine, bisogna avere gli spazi, bisogna avere un sacco di cose. Come si fa a verbalizzare in 448 quel che si vuole? Ma quando è stato possibile? È stato possibile farlo quando si è cominciato a farlo con la carta. Perché se lo fai con la carta non hai bisogno di spazio, non hai bisogno di macchine, non hai bisogno di niente. Carta su carta, carta contro carta. Non è facile. E allora tutti hanno detto, ma certo, ma facciamolo così. Chi è che non lo può fare così? E non lo possono fare così quei rompicoglioni, scusatemi, dei continentali. Sono i francesi, sono i tedeschi, sono gli italiani che rompono le scatole perché vogliono i comandamenti, vogliono l'ufficiale che viene a mettere il timbro, che fa queste cose complicate. E come si fa con quelli? Non riusciamo a semplificare. E allora, con pazienza, sono venuti... L'ho perso? E allora sono venuti con pazienza a insegnare anche ai continentali come si fa, e ci hanno messo un po' di tempo, ma spingi di qui, spingi di lì. Ecco che a un certo punto, aiutando quella strana cosa che è l'Europa, perché a un certo momento è spuntata fuori anche l'Europa, ed è l'Europa che è il centro poi del discorso grave per cui il mondo è cambiato, hanno convinto anche l'Europa che si poteva fare allo stesso modo di come fanno gli inglesi. Se lo fanno gli inglesi, lo fanno gli Stati Uniti, a fortiori lo fa la Corea, Singapore, le Bermude, tutto l'ira di Dio che vogliamo. A un certo punto si è detto, ma lo possono fare tutti, basta fare dei contratti. In tutto il mondo si sono sempre fatti dei contratti. Perché mai deve rappresentare una difficoltà fare dei contratti? È la cosa più semplice del mondo. Basta stabilire il principio che col contratto si fa la regola. E la regola si vede entro pochi secondi se la regola è attuata o non attuata, se è fatto o non è fatto quello che hanno stabilito.
È una cosa rapidissima, perché basta scambiare la carta, anzi, la carta è per modo di dire che c'è la carta, perché ormai non c'è più neanche la carta è un segno. Quindi basta scambiare il segno, la cosa è fatta, l'affare è compiuto. E allora cosa ci vuole di più? Niente ci vuole. Bisogna solo persuadere via via i testoni che stanno da tutte le parti a non rompere più le scatole e lasciare che i finanzieri che gli piace fare così, perché si divertono a fare così, perché giocano facendo così, scommettono facendo così, non devono fare come a tennis, che per battere Nadal o Federer bisogna vincere 3 set su 5, lungo e penoso, e non si sa come va a finire. Lì lo vediamo subito, tac tac, fatto, fuori dentro, hai vinto, hai perso, è andata così questa volta, la prossima volta potrà andare diverso, ma questa volta è andata così, chiuso, non se ne discute più, ma andiamo a fare le proteste, andiamo sul gradino superiore, fai quel che vuoi, non tieni più niente, è fatto, è chiuso. E la cosa ha suscitato grande attenzione. Caspita, siamo all'anno 2000, lo stesso anno in cui Severino e Natalino fanno i loro formidabili discorsi e che oggi sostanzialmente ci ribadiscono con le loro visioni di un mondo finito, non finito, che ha certi progetti e ne ha altri, ha delle potenze, la potenza. Ma siamo all'anno 2000, dall'anno 2000 che cosa comincia? Comincia una cosa straordinaria. Gira il denaro, gira follemente il denaro, tanto denaro, un numero incredibile di pezzi di denaro che non c'erano prima, non girava il denaro, giravano altre cose, le azioni, i valori immobiliari, i valori immobiliari, tante cose giravano. Ma adesso invece comincia a girare il denaro, denaro in quantità enormi, che aumentano di continuo. E Washington non gli dice più niente a questi qui, anzi gli dice, fino adesso potevate fare leva solo fino a 10, quindi scommettere avendo un bussolotto in mano, 10 bussolotti. Beh, visto che lo fate così bene, da adesso in poi non fermatevi a 10, la leva può diventare più potente, invece di 10 facciamo 30, così c'è più materiale, si può scommettere di più, non fermiamoci a 10, andiamo fino a 30 e così le scommesse salgono. Tutti ne sono felici, qual è la cosa che poi è rimasta impressa a tutti, non era mica la più importante, ma quella che è rimasta impressa a tutti è che della povera gente si comprava la casa. Perché? Perché per comprarsi la casa basta passare da fare operazioni immobiliari, e l'operazione immobiliare non significa carta e quindi non la si può fare con la carta. Ma se noi mettiamo le cose in modo che facciamo girare gli immobili accoppiandoli a delle carte e poi mettiamo insieme le carte e giriamo le carte, otteniamo lo stesso risultato. E allora la gente in America, negli USA, mica negli altri posti, ma soprattutto negli USA, che cosa fa in quegli anni? Anni splendidi! In cui gli americani sono felici, tutti si comprano la casa, tutti. Non importava non avere i soldi per pagare. Intanto tu facevi un'ipoteca e poi, avendo fatto un'ipoteca, c'era una firma sul pezzo di carta.
E quel pezzo di carta veniva messo insieme a tante migliaia di altri pezzi di carta, c'era un bel blocco di carta enorme, e poi si vendeva quel pezzo di carta che comprendeva mille immobili, non importa, perché c'è sempre un pezzo di carta che alla fine viene venduto. I subprime, cosa sono i subprime? È stata la crisi, il disastro dei subprime. Cosa significano i subprime? Che per un certo tempo è andata avanti sta storia, che si vendevano gli immobili a migliaia, tutti gli americani diventavano proprietari di casa, non lo erano mai stati, tutti si compravano la casa, dappertutto, nelle campagne, nelle zone poco abitate, nelle zone povere, non importa, dappertutto si comprava la casa. A un certo punto però a Washington hanno cominciato a impensierirsi, e hanno detto, ragazzi, ma qui come stanno le cose? Chi è che paga? E tu guarda, si è cominciato a vedere che le case non le pagava nessuno, perché non, sono state vendute agli insolventi, e chi le pagava le case adesso? Non solo, ma non si sapeva neanche chi aveva comprato la casa, perché erano state messe in pacchettini da 1.000, da 100.000 per volta, messi tutti insieme. Come vai a covare quella casa non pagata in mezzo a questi pacchi? Disastro è successo. Nessuno sapeva più dove erano le case non pagate. Era il disordine, era il caos. Ecco che ci siamo allora. Dove va a finire? Perché la morte, la fine, lo superamento, non lo smarrimento, non so perché mi viene sempre in testa lo smarrimento. Perché noi ci siamo smarriti, effettivamente. Ma è superamento la parola tecnica esatta, il superamento. Io non lo chiamerei superamento, è qui un caos. Lo chiamerei più smarrimento, ma che importanza ha? Ci siamo capiti molto bene in quello che è successo. È successo il caos. Cioè, non si sapeva più chi aveva comprato, chi aveva venduto, chi era debitore, chi era creditore. C'era il caos. Un caos tale per cui a Washington si sono arrabbiati sul serio e hanno detto, questa qua gliela facciamo pagare a questi lazzaroni dei finanzieri. Questi finanzieri, che non vi ho detto la cosa più interessante, ma la sapete già tutti, questi finanzieri hanno preso quattrini a palate, cifre incredibili. Circolava tanto denaro, e che non doveva circolare anche per loro, che avevano messo in piedi tutta la batteria ed erano loro che guidavano la danza. E si capisce che hanno preso tanto denaro, quelli lì li mettiamo noi a posto per bene. E difatti, quando hanno voluto dimostrare che gli avrebbero data una ragnata terribile, oramai era già passato del tempo, perché si vedeva che le cose andavano sempre peggio, erano cominciate nel 2007, poi andavano via via peggiorando. Nel 2008 è incominciato a diventare un terremoto e si è detto, questa qui gliela facciamo pagare. E allora, tanto per cominciare, a forza di dire gliela dobbiamo far pagare sì, gliela dobbiamo far pagare no, a un certo momento hanno proclamato il fallimento della Lehman Brothers, cioè una delle banche più importanti degli Stati Uniti, che è fallita. E buonanotte al secchio, ci sono stati danni terribili a un certo gruppo di persone, gli sfortunati, come capita sempre, quelli che hanno avuto la cattiva sorte di cadere lì dentro. Alcuni, tanti altri dovevano fallire, le hanno salvate tante, più o meno nelle stesse condizioni, le hanno salvate tutte. Tutte al punto da avere speso 700.000 miliardi di dollari. I potenti. E allora hanno detto, quelli lì li arrangiamo noi per le feste. Si svolgono le elezioni le vince Obama. Che cosa è successo? Nessuno lo sa. Che cosa è successo? La Lehman Brothers doveva essere solo il primo esempio del disastro che doveva piombare addosso ai finanzieri, gliel'avrebbero fatta pagare. Ebbene, nessuno ha pagato niente. I finanzieri, nella lotta contro i politici, hanno stravinto, ecco qui, superamento.
i finanzieri hanno superato i politici, gli hanno dato una bastonata, li hanno messi al palo. Obama l'ha capito, non l'ha capito, è stato d'accordo, l'ho voluto lui, è stato nonostante lui, non si sa, non si sa. Ci sono tante storie sul 2008-2009, tante storie, ma non si sa esattamente come sono andate le cose. Non lo sappiamo neanche adesso, perché da due giorni, come sapete tutti, la JP Morgan sta saltando. E come mai? E Obama cosa dice? Ci dice qualche cosa? Ci fa un alto onore. Ha detto già che al G8, fra pochi giorni, sarà Monti ad aprire il discorso, il dialogo. Quindi, grande riguardo per l'Italia. Monti si merita il primo posto, dando un riconoscimento all'Italia veramente molto autorevole. Ma che ne è successo di quei 700.000? Sono tornati tutti a casa. Tutti i debiti aperti con il denaro pubblico. Non tutto, dopo vi dico che cos'è che non è tornato. Tutti quelli che erano stati dati per rimettere le banche in grado di funzionare sono andati tutti a posto. E le banche hanno ripreso tutte, tranne la Lehman Brothers, tutte hanno ripreso il loro posto. Hanno restituito e sono tornati in regola. L'unica è Lehman Brothers, ve li hanno pagato tutti, loro, solo loro. E poi forse JP Morgan, perché abbiamo sentito che tre hanno già dato le dimissioni. Quindi qualcuno forse pagherà questa volta, forse. Ma e poi dovevano venire le sanzioni, nessuno è stato sanzionato. Dovevano venire le nuove norme, è stato fatto un atto complicatissimo, il Dodd-Rock, non mi ricordo neanche il nome, di 2000 e passa pagine, messo in applicazione a fine 2010, tutti se ne infischiano, non è successo praticamente niente. E che cosa si è aperto invece? Si è aperto una cosa a cui nessuno pensava e che non era mai successo, perché i debiti sovrani, cioè i debiti degli stati, dove valeva la territorialità, consentivano gli accordi tra gli stati. E gli stati si mettevano d'accordo. Erano debitori, creditori, girava come vuoi. Chi ha mai sentito parlare di pagamento dei debiti delle due grandi guerre? Il primo è stato Keynes, il quale faceva parte, giovanissimo, della commissione per la pace di Versailles. Keynes ha dato le sue dimissioni e ha abbandonato la commissione dicendo e scrivendo: questi patti sono sbagliati e ingiusti, io non li firmo. Sbagliati perché pretendono che i tedeschi paghino i danni provocati da tutti i belligeranti. Tutti i belligeranti volevano dire in primo luogo i vincitori, perché i vincitori avevano contribuito anche loro a creare danni. E i danni erano venuti dalla guerra. Nella guerra sono due che combattono. Ebbene, hanno detto, i danni li paga tutti la Germania. La Schuldfrage, la questione della colpa. Chi ha la colpa? I tedeschi. E allora loro pagheranno per tutti. Keynes ha detto no, potevano mettere al massimo la colpa dei danni che loro, i tedeschi, avevano provocato. Ma non gli possiamo mettere addosso di pagare anche i danni che gli inglesi hanno provocato ai tedeschi. Come potete pretendere la sommatoria delle due cose? Primo. Secondo, non era determinato il quantum. Quanto dovevano pagare a titolo di danno? E hanno detto, nominiamo noi una commissione che stabilirà nel tempo
quanto danno devono pagare. La commissione non ha mai potuto funzionare perché era fatta dai soli vincitori. Che razza di giudizio equo poteva dare? Ci ha riso dietro Keynes e se ne è infischiato. La seconda volta, nel 1945, gli americani erano diventati più furbi perché Wilson si era tirato fuori nel 19, ma nel 45 e nel 46 non potevano tirarsi fuori. E allora sono stati più intelligenti e hanno detto facciamo una bella cosa. Siccome qui tutti hanno bisogno di ricostituire le economie, creiamo un piano che vada bene per tutti e lo mettiamo a disposizione di tutti. E così le cose vanno bene, ma nessuno ha pagato i danni di guerra. Tutti hanno avuto l'aiuto, il piano Marshall è andato splendidamente, tedeschi in testa, e tutto è andato a posto. Quindi chi mai paga i debiti sovrani? I debiti sovrani ci si accorda tra gli stati. E allora perché l'Italia ha fatto debiti sovrani così rilevanti, per cui noi abbiamo la bella primazia di avere il terzo posto, ma il più pericoloso, perché gli altri due posti sono Stati Uniti e Giappone. Terzo posto è l'Italia, bravi furbi, terzo posto. Ma allora chi ci pensava ai debiti sovrani? Non esisteva che i debiti sovrani dovessero essere pagati per primi. Ma adesso si dice no. Adesso chi è che chiede il pagamento dei debiti? I finanzieri. E chi sono i finanzieri? Non sono più gli stati. Non esistono più gli stati. Chi sono gli stati? Chi lo sa chi sono gli stati? Perché il diritto o c'è o non c'è? Non è così. Ci sono tanti diritti diversi a seconda dei casi, a seconda dei momenti. I diritti dei finanzieri una volta, i diritti dei mercanti un'altra volta, i diritti delle truppe militari un'altra volta, i diritti d'autore, come giustamente Pierga citava. Ci sono tanti diritti. Che importanza ha? Un diritto va, l'altro non va. È quello che succede in tutte le cose. Perché il diritto o c'è o non c'è? Ma non è possibile. Semmai quello che conta è il corpo sociale. È a quello che noi dobbiamo pensare, al corpo sociale. Perché il problema del debito sovrano rimane. E lo sapete chi è il più pericolante sul debito sovrano? Quello che ha i maggiori guai. Chi è? Gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, chi è che anno per anno aggiusta i conti fabbricando moneta, fabbricandola? Sono gli unici a farlo ancora, perché nessun altro lo vuole fare, perché c'è una paura terribile dell'inflazione. E allora non si fabbrica moneta. La Germania perché ha imposto il fiscal compa. Perché? Perché ha paura dell'inflazione. La Germania nel 19 è stata rovinata non dalla sconfitta, perché anche nel 45 è stata sconfitta, ma in piena, mai stata così bene come adesso. Perché nel 19 è stata rovinata e poi si è dovuto assorbire Hitler per poterla aggiustare? Perché ha avuto l'inflazione. Allora non si vuole più inflazione. Gli unici che fabbricano moneta sono gli americani. Nel 2012 ci saranno a novembre le elezioni. Ma di questo possiamo essere tranquilli. Il buco del 2012 sarà pagato dopo le elezioni. Dopo le elezioni, fabbricando il bel buchetto che ci sarà nel 2012. E i finanzieri dicono questa storia va avanti fino al 25, ma nel 25 la Cina, superamento,
25, superamento degli Stati Uniti. E allora torniamo da capo, noi di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Mica del diritto, che il diritto muoia, come fa a morire il diritto? I mille diritti, che sono tutti diversi, che si chiamano allo stesso modo, l'importanza ogni volta è diverso, per forza, perché lo devi adattare alle situazioni, alla storia, alle caratteristiche, alle abitudini, alle consuetudini, a quello che c'è intorno. Di che cosa bisogna preoccuparsi? Bisogna preoccuparsi del corpo sociale, perché chi decide le cose? Non nel senso che le decide democraticamente, anzi, ma nel senso che la cosa più importante per il corpo sociale, scusatemi, finisco subito, per quelli che ci vivono, la cosa più importante è come vivono e come mettono a posto le cose. Tutto non va, e tutto non va un po' dappertutto. Come mettiamo a posto le cose? Solo se ricreiamo l'ordine. Un ordine serio che possa aiutare il prossimo, come diceva Steve Jobs, che non era uno stinco di santo, ma che diceva: se me lo invento io, poi devo avere il compenso che è previsto per uno che si inventa come me queste cose. E noi dobbiamo mettere a posto il corpo sociale per fare in modo che la gente vada avanti, perché se la gente non va avanti vengono altri guai. Guai peggiori, non quelli scritti sui libri, perché quelli scritti sui libri non fanno paura, ma quelli che contano nella realtà, nelle cose, nella storia, nella verità, non nei sogni. I sogni sono la cosa più bella del mondo, la fantasia, la teoria, il pensare, il pensiero, sono le cose più belle del mondo, ma poi, giorno per giorno, abbiamo bisogno di avere mangiato il pane, perché se non abbiamo mangiato il pane non possiamo neanche andare a sognare. Grazie. Grazie, professor Lesinger, di questo discorso così ampio. E certo è un discorso che ci ha parlato di caos e di caos che si fatica a rappezzare o a rabberciare o a invertire, di finanzieri che a un certo punto dominano, e qui credo che la volontà di potenza, chiamiamola, della tecnica, che anche la finanza è una tecnica, o dell'economia che prende la mano, si ripropone storicamente, drammaticamente, anche se poi tu indichi una speranza, ma la parola è al professor Severino. Quanto tempo abbiamo? Quanto vuole. Ma il pubblico... fino alle 7:20, cosa simile possiamo... Più che allora andare a Caverone, rapidamente con i ringraziamenti, perché il presidente Marchetti prima, poi il presidente Laurini dopo, e poi i due relatori in seguito hanno detto delle cose estremamente interessanti che mi trovano, può sembrare strano, ma mi trovano d'accordo. Direi che sono particolarmente d'accordo su certe sottolineature sul colpo di coda della tecnica rispetto a ciò che ci si propone, indicata dal presidente Marchetti. Credo però che ottimisticamente il Presidente diceva che il professor Schlesinger avrebbe dovuto fare da medio tra me e Irsi. Invece credo che ci sia da trovare un medio che faccia da pacificatore tra me e Irsi da una parte e Schlesinger dall'altra parte. E Schlesinger ha detto delle cose interessanti, perché è quello che oggi molti si domandano quando si fa cultura. Ma cosa ci state a parlare, diceva prima Schlesinger, di diritto, di tecnica, usava queste belle espressioni, l'altezza, l'astrattezza, l'astrazione, i filosofemi, messi insieme alla filosofia, alla fantasia, alla fantasia. E certo, bisogna saper rispondere a questa obiezione.
E allora proviamoci un attimo a metterci dalla parte di chi vuole essere un uomo pratico. Bene, facciamo gli uomini pratici. E tra l'altro ci ha detto delle cose estremamente interessanti all'interno della sua praticità. E mettiamoci nei panni dell'uomo pratico, che però, se non sa dove vive, combina dei guai. Quindi bisogna sapere dove si vive. Perché altrimenti a me piace questo esempio. L'uomo pratico può correre il rischio, se non sa dov'è, di fare come quell'uomo che era in barca e che, non sapendo di essere in barca, decide di fare una passeggiata andando poi a fondo perché non era Gesù. Quindi a questo punto l'amico Schlesinger potrebbe rispondere: ma certo, il contesto è quello che ho indicato io, non le altezze, le astrusità, le fantasie, ma quel contesto che così, in modo molto interessante, ha tratteggiato, è tutto chiuso all'interno del mondo economico. Al che Schlesinger, uno ti potrebbe dire: ma il contesto è proprio questo o dobbiamo vedere se ce n'è un altro? A quel punto dobbiamo metterci a discutere sul contesto autentico. Allora, tu hai avuto la tua interessante teoria dei rapporti tra l'uomo teorico e l'uomo pratico, che è una buona teoria, e però uno ti potrebbe dire che questa teoria va discussa e allora dovresti imbarcarti anche tu in quelle altezze che prima ad alta voce mettevi così. Ero molto coinvolto da quanto mi diceva, da quanto diceva prima l'amico Irti. Tanto per dare qualche indicazione sull'ampiezza del contesto, ma credo che Irti avrebbe qualcosa da obiettare quando tu dicevi che i diritti sono mille. Però credo che Irti ti direbbe: i diritti sono le norme che in una società esprimono le forze vincenti. E da questo punto di vista Marx, insomma, varrebbe la pena di tenerlo presente e non trattarlo come un cane morto. I diritti esprimono le forze vincenti. E in Italia, e qui penso che anche tu sia d'accordo, nel mondo occidentale le forze vincenti sono il capitalismo, soprattutto il capitalismo. La forza vincente è il capitalismo. A meno che tu non voglia coinvolgere altre forze, allora ti dirò: sì, sono molte le forze vincenti, per esempio l'istanza democratica contro l'istanza puramente capitalistica o l'istanza cristiana, eccetera. Ma oggi, ma stando anche al tuo discorso, sembra che la forza preponderante sia il mondo capitalistico. Ebbene, se così stanno le cose, allora il diritto che attualmente nel mondo occidentale è vigente è il diritto che esprime le istanze di quella forza vincente che è il capitalismo. Semmai mi piacerà sentire perché non sei d'accordo, ma i cinesi? Eh? I cinesi? I cinesi? Ma sì, ma arriviamo subito anche ai cinesi. Quando parlo di forza vincente non intendo alludere a una forza nel vuoto che non è conflittuale, è una forza in conflitto con altre forze, e allora una di queste, siamo perfettamente d'accordo, l'ho sottolineato anch'io parecchie volte, è questo ibrido di capitalismo-comunismo dove, ecco, la questione decisiva che non vedo che voi, ecco, lasciami usare questo voi, prendiate in considerazione, è il rapporto sul quale più volte insisto, magari eccessivamente, è il rapporto tra mezzo e scopo. Il rapporto tra mezzo e scopo. Perché quando si parla di superamento,
E da parte mia credo di aver indicato che cosa intendo per superamento. Intendo una situazione in cui il mezzo sovverte lo scopo e diventa esso lo scopo. Adesso faccio un esempio che forse può essere concreto, però guarda che prendersela con astrattezza va male perché la matematica è astratta. Però sai, quella cosa concreta è che un'azienda, se non rispetta le regole matematiche, va all'altro mondo. No? Allora, facciamo un esempio concreto, e l'esempio concreto serve anche per sollecitare te, Natalino, la sollecitazione sarebbe questa: non mettere insieme capitalismo e tecnica. Sono due cose diverse. Provo a giustificare questa affermazione, ripetendo cose che ho già detto, perché non credo che nessuno di noi è venuto qui con qualche teoria nuova, neanche tu, insomma, cose che sappiamo, che ripetiamo. E il capitalismo sopravvive, amo dire, quando esemplifico questo problema relativo alla distinzione, differenza e antiopposizione tra capitalismo e tecnica, il capitalismo sopravvive in quanto perpetua una scarsità media o relativa delle merci che vengono vendute. Cosa intendo dire? Che se una certa merce è a disposizione di tutti, non c'è intrapresa capitalistica. Se manca assolutamente sul mercato, da capo non c'è impresa capitalistica. Bisogna che la merce abbia questo carattere mediano, per cui sia parzialmente disponibile. Allora il capitalismo, certo, usare questo termine così in generale, lo so, tutte le obiezioni che si fanno rispetto a questi universali, però insomma, giustamente il Presidente Marchetti diceva che non è un seminario scientifico e quindi dobbiamo in qualche modo essere riassuntivi. Il capitalismo, stavo dicendo, sopravvive solo se perpetua la scarsità relativa delle merci. Se domani si addivenisse una situazione in cui ognuno di noi può provvedere da solo al proprio sostentamento, al proprio benessere, eccetera, non avrebbe più senso l'intrapresa capitalistica. E il capitalismo, per fare questo, si serve di uno strumento. Ecco, Natalino ha tutte le, oltre a quello che è, come illustre studioso, ha tutte le capacità per seguirmi su questo punto, che non è indifferente che una certa forza si serva di un'altra. Ecco. Allora, il capitalismo di che cosa si serve per vendere qualsiasi tipo di prodotto? E oggi non può prescindere, come le altre forze, di servirsi della tecnica. Non di una tecnica generica, ma della tecnica guidata dalla scienza moderna. Il capitalismo si serve della tecnica. Ora, la tecnica, anche qui con tutte le precisazioni che dovrebbero essere fatte a proposito di questo termine così generale, la tecnica ha di per sé stessa uno scopo. Io, se qui in sala c'è un tecnico e gli chiediamo: ma tu dove vuoi in sostanza arrivare? Qual è il tuo scopo? È quello di creare un mondo democratico, lui direbbe o no, oppure boh, anche. È quello di creare un mondo capitalistico, non esclusivamente, è quello di creare un mondo comunista, oggi non è di moda, ma potrebbe dire no, il mio scopo non è uno scopo escludente come quello, poniamo, del capitalismo. Il capitalismo vuole un mondo capitalistico e non un mondo comunista, e non un mondo democratico in cui la democrazia mette il bastone nelle ruote alla volontà di incrementare all'infinito il profitto privato. Che cosa vuoi allora tu, tecnico, tirate le somme? Vuoi uno scopo escludente? No. E dopo qualche difficoltà dialogica, io credo che ci si metterebbe d'accordo su questo punto. La tecnica o il tecnico vuole aumentare sempre di più la capacità di realizzare scopi. Questo è, dopo un dialogo che qui sottintendiamo, l'ad quem, lo scopo primario della tecnica. Ma che cosa vuol dire?
volontà di incrementare all'infinito la capacità di realizzare scopi. Vuol dire aumentare all'infinito la potenza, ma la potenza include, penso che queste non siano delle astrazioni che tu possa rifiutare, la potenza include l'eliminazione della scarsità. Nel cumulo di possibilità che la tecnica intende realizzare, c'è anche quella di eliminare, quindi nella propria volontà di potenza, intende eliminare quell'impotenza che è la perpetuazione della scarsità. Ecco perché mi faceva piacere, non so se è piacere se sono mio o anche del Presidente, quando prima diceva ci si trova di fronte a una situazione, quando si ha a che fare con la tecnica, dove si mira uno scopo e si ottiene lo scopo contrario, se ho capito bene. Anche. Ecco. Ma qui, nella considerazione che stiamo facendo, si ha a che fare con un capitalismo, mi permetto di ripetermi, con un capitalismo che mira a perpetuare la scarsità delle merci. Il quale si serve, quale capitalismo? Si serve di uno strumento, la tecnica, la quale come volontà di incrementare la potenza è progressiva volontà di riduzione della scarsità. Allora, non possiamo più metterli insieme capitalismo e tecnica. Il capitalismo si serve di un servo che mira alla distruzione del padrone. È un modo che, in cui resta confermata quel celebre teorema di quel super astratto che si chiamava Hegel, il quale considerava delle cose anche molto concrete, come la dialettica tra servo e padrone. E rilevava che l'evoluzione, che il padrone si serve di un servo, il quale evolvendosi detronizza il padrone, elimina il padrone. Ecco, qui abbiamo il grande servo che è la tecnica, la quale in questo senso è destinata, ecco, è destinata a sovvertire il padrone che attualmente si illude di poter continuare a servirsi di questo servo. E tanto per, se posso andare avanti ancora un momento, certo. Sì, per stare ancora al discorso del contesto al quale ci si deve riferire discutendo queste cose. Beh, l'autore che tu hai citato probabilmente non si rende conto che il cambiamento totale degli ultimi due secoli è dovuto a tutte le forze culturali che hanno parlato in questo periodo, tutte, incominciando dal discorso scientifico. La scienza dice io non ho verità assoluta. Dal discorso politico, ci sono state le guerre delle democrazie contro gli assolutismi politici. E poi il discorso filosofico, certo. Il discorso filosofico è un po' sempre come il convitato di pietra, che sembra che non sia in circolazione, però evoca quelle categorie all'interno delle quali cresce la nostra civiltà, perché insomma, di questo bisognerebbe rendersi conto. Ecco, il diritto come come legge che esprime la volontà del potente, quando si è visto in un contesto un po' più ampio, se permetti, di quello al quale tu ti sei riferito, e allora la crisi, il cambiamento di tutto un mondo, di un grande mondo, è il risultato di un processo, avevo elencato la scienza, ma anche l'arte. L'arte astratta è una negazione del modello esistente in natura. Ecco, questo cambiamento è l'eliminazione del vecchio mondo così grande e così alto, che include perfino il cristianesimo. Il cristianesimo è un aspetto di che cosa? Dello spirito critico dell'Occidente. Prima c'è il mito, poi c'è lo spirito critico dell'Occidente.
perché includo il cristianesimo? Ma perché il mito arcaico non sa nulla di spirito critico. Invece il cristianesimo a un certo momento si è messo a confronto con lo spirito critico, e per questo che citiamo ancora una volta Hegel, Hegel dice del cristianesimo che è la religione filosofica per eccellenza, la religione filosofica per eccellenza. Ora, siamo in una situazione di stallo. All'amico Irti dico, siamo d'accordo sul fatto che il passato è tramontato, però non basta affermarlo. Il limite del laicismo contemporaneo è quello di appoggiarsi o di rinviare ad altri il compito di mostrare la necessità che il passato sia morto. Perché se tu avessi qui un sostenitore del diritto naturale, lui ti direbbe, ma no, non è morto, dimostrami che è morto. È su questa dimostrazione, su questa fondazione, che si può così tranquillamente togliersi d'attorno il passato e prospettare la domanda che dice allora che cosa sta succedendo. Bisogna essere in grado di mostrare l'impossibilità di quello spirito critico che in sostanza potremmo indicare così alla buona volontà, che esista un ordine stabile, definitivo, all'interno del quale si possa affermare una realtà stabile, definitiva, che viene chiamata Dio, oggi viene chiamata tecnica, ma una realtà con la quale l'uomo si possa mettere in accordo, e possa allearsi. Solo se esiste un Dio affermato da una verità definitiva, solo allora l'uomo può salvarsi. E Schlesinger, se non si tiene presente, uno, questo più ampio panorama dove il passato va al tramonto, ma per certi motivi che non vedo in circolazione natalino, se non si tiene presente questo più ampio panorama e se non si tengono presenti i motivi che fondano la liquidazione del passato, allora tutto quello che tu ci hai detto così in modo interessante è un episodio di descrizione, di semplice descrizione, che non mostra la necessità di ciò che è successo, ma mostra qualcosa che è successo ma che sarebbe potuto non accadere. Invece no, c'è qualcosa di più complesso, e se posso ancora dire qualcosa vorrei riferirmi ancora una volta all'amico Natalino a proposito della parola profezia che è comparsa qualche volta nel tuo intervento. Ecco, c'è un rilievo che mi permetto di dire, vado facendo agli amici scienziati, un rilievo che consiste nel dire la previsione scientifica non è la forma più radicale che oggi abbiamo a disposizione di profezia. La previsione scientifica è di tipo statistico-probabilistico. Allora, da capo ci si trova di fronte all'indicazione di una tendenza, ma sappiamo che ci sono le inversioni di tendenza, e quindi Irti fa bene a dire lasciamo il punto interrogativo a proposito della domanda che ci è stata fatta, perché certo, basandosi su questo ambito in cui la scienza crede che l'unico tipo di previsione sia il suo, cioè quello statistico, probabilistico, e allora è chiaro, il problema rimane irrisolto. Se non che, e qui hai fatto bene a citare Marx, se non che le scienze economiche, ma anche le scienze dure come la fisica, come la biologia, ignorano un concetto essenzialmente più radicale che non quello della previsione statistico-probabilistica, che è il concetto di contraddizione. E credo che neanche tu possa prescindere dal concetto di contraddizione, perché tu puoi accusare finché vuoi chi è riuscito con i propri soprusi o con le proprie
inventive al danno di altri, tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma quello ti può rispondere, beh, io sono stato capace di mettere nel sacco il prossimo e perché non lo devo mettere? Se sono più forte, perché non devo approfittare della mia forza e per esempio, rinunciare ai vantaggi che essa mi dà? E qui ti direi, Natalino, credo di avere capito forse male, ma tu smettiscimi subito, non è che tu metta la democrazia come valore imprescindibile, no, perché altrimenti no, rinunciamo a pensare. C'era Einaudi che diceva la democrazia, era formidabile Einaudi che usava l'espressione per dire che la democrazia non è una verità assoluta, perché afferma qualcosa, testuali parole di questo economista, il quale sapeva andare alto e nell'astratto, il quale diceva è una posizione il cui contrario non è contraddittorio, non è in sé contraddittorio. Cioè l'uomo non democratico non è nella contraddizione. Sì che a questo punto, Einaudi doveva dire, da questo punto di vista c'è un'equipotenza tra l'uomo democratico e l'uomo non democratico. E allora lui diceva, io preferisco piuttosto che rompere le teste, contarle. Però, certo che lo preferisco anch'io, credo che qui tutti lo preferiamo, però andiamo indietro di 60 anni, anche 50 anni, nella storia europea, dove si preferiva rompere le teste piuttosto che contarle, compreso il civilissimo popolo tedesco, il quale di teste ne ha rotte molte. Ecco, il concetto di contraddizione. Se noi, e questa mi pare che dovrebbe essere la dimensione in cui noi due potremmo continuare la nostra discussione. Se si riesce a mostrare che una situazione storica è una contraddizione, e allora i fattori della contraddizione tirano da parti opposte, e cioè fanno sì che quella situazione sia essenzialmente instabile. Qui il tema è straordinario, perché contraddizione non vuol dire contraddittorietà. Penso che molti di loro conoscano Luhmann, Niklas Luhmann, il quale confondeva le due cose. E diceva la società ha delle contraddizioni, ma per contraddizione diceva qualche cosa di impossibile, come per esempio la società capitalistica contiene qualcosa che equivale all'essere rosso non essendo rosso. E allora Luhmann, sulla base di questa confusione tra contraddizione e contraddittorietà, deduceva, giustamente ma in base a premesse cattive, e cioè le premesse che confondevano contraddizione con contraddittorietà, deduceva che dunque occorre una logica che superi la vecchia logica del principio di non contraddizione. Ma la contraddizione non è la contraddittorietà, perché quello che un pazzo pensa, supponiamo che il ciclo sia quadrato, non può esistere, ma il pazzo esiste. Allora, il contraddirsi è la situazione in cui si crede in qualche cosa che peraltro si sa in altra, sulla base di altre fonti, che non può esistere, che è contraddittorio. E qui allora ecco il tipo diverso di previsione in base alla quale si dice, ritornando all'esempio di prima, se il capitalismo si serve che per perpetuarsi, per vivere, per sopravvivere, deve perpetuare la scarsità, si serve di qualcosa che invece tende all'eliminazione della scarsità, allora il sistema complessivo costituito da capitalismo e tecnica è una contraddizione, dove ognuno dei due fattori spinge in direzioni diverse e quindi rende instabile la situazione. Ma ormai qui non abbiamo più a che fare con la semplice instabilità dovuta alla tendenza di tipo statistico probabilistico. Abbiamo qualcosa di molto più serio, per cui ci invita a togliere quel punto interrogativo, non a lasciarlo lì, ma ci invita a pensare, e qui faccio l'esempio generale e chiudo, che il capitalismo, come ricordava prima Schlesinger,
ma come mi aveva sollecitato a ricordare prima Schlesinger, non vive in un vuoto, ma in una situazione conflittuale. Quello che vuole il capitalismo non è quello che vuole la democrazia. Quello che vuole la democrazia non è quello che vuole il cristianesimo. Il cristianesimo vuole, ad esempio, che il capitalismo abbia come scopo il bene comune. Ma se si dice a uno, tu devi cambiare lo scopo, gli si dice, tu non devi più essere quello che sei. Ecco, qui è l'importanza del rapporto mezzo e scopo. Se a un'azione, se un'azione noi diamo uno scopo diverso da quello che la definisce, quell'azione non è più quella che era. Allora, il capitalismo vive in una situazione conflittuale, dove ognuna delle forze che abbiamo citato, potremmo citare appunto capitalismo di tipo cinese, ma anche iraniano, perché anche in Iran, io sono stato in Iran ancora tempo fa, e lì c'era il conflitto tra le forze capitalistiche e la teocrazia locale. Ci sono altri esempi di queste combinazioni strane del capitalismo. Ebbene, se il capitalismo stricto senso è in conflitto con le altre forze, tutte queste forze che cosa devono fare per prevalere le une sulle altre? Devono avere uno strumento che consenta loro di prevalere. Ma dicevamo prima, quale può essere oggi lo strumento più potente che consente a una forza di prevalere sulle altre? La tecnica. Ma allora la condizione perché ognuna di queste forze prevalga sulle altre è che potenzi il proprio strumento più di quanto le altre non siano disposte a potenziarla. Solo perché o rinuncia al potenziamento, allora le altre lo eliminano. Oppure si impegna a potenziare il proprio strumento e allora può prevalere, se non che, questo è il ragionamento, l'ulteriore ragionamento che ancora una volta invito l'amico Irti a prendere in considerazione, e se non che quando il capitalismo non si propone più come scopo l'incremento del profitto privato, ma si propone insieme come scopo il rafforzamento dello strumento di cui il capitalismo si serve, allora è come quando una coppia di sposi ha prima un bambino e poi due, e quando ne ha soltanto uno dedica tutto il suo amore a quel bambino, ma quando i bambini diventano due, e allora l'amore per il primo rimarrà qualitativamente uguale, ma non può avere la stessa estensione che aveva quando l'unico genito era quel bambino. Se ne aggiunge un altro, allora l'aggiungersi di un altro bambino nella coppia fa sì che resti indebolito il tipo di rapporto affettivo che c'è tra padre e madre rispetto al figlio. A che cosa corrispondono i due bambini nel discorso non metaforico? I due bambini sono, da una parte, lo scopo specifico del capitalismo, che non è quello di far del bene al prossimo, non è di vestire gli ignudi, non è di dar da bere agli assetati, ma è l'incremento del profitto privato, primo bambino. L'altro bambino, ma che è necessariamente partorito, è il rafforzamento dello strumento di cui il capitalismo si serve per poter prevalere sulle forze rispetto ad esso conflittuali. Ecco allora che o il capitalismo rinuncia a rafforzare il proprio strumento e le altre forze prevalgono, oppure potenzia il proprio strumento, ma proprio per questo rinuncia a quella purezza definitoria per la quale il capitalismo, come dicevo prima, non è atto di carità, ma è volontà di incrementare il profitto. Ma più o meno quello che volevo dire l'ho detto. Concludo dicendo che questo discorso qui
è il vero senso dell'antipolitica. Perché la distinzione, anche tu lo dicevi molto chiaramente, la distinzione tra diritto e politica è irrilevante, cioè il diritto esprime le forze vincenti in una società, ma in una società le forze vincenti sono appunto le forze politiche, nel senso di, non di politics, ma nel senso di policy. Il capitalismo è un'enorme forza politica. Ecco. Se il capitalismo che si esprime nella legislazione prevalente nel mondo occidentale, se il capitalismo è destinato per la propria contraddizione ad essere oltrepassato, e allora la nostra legislazione, che in sostanza è una legislazione in difesa delle strutture capitalistiche, il nostro diritto, ma non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo occidentale, è esso stesso sottoposto alla necessità di essere lasciato indietro. Lasciato indietro, il superamento è questo, che una forza, mi ripeto, che una forza che prima serviva da mezzo diventa scopo, e ciò che prima era scopo diventa mezzo. Il passaggio alla tecnica non è l'eliminazione delle banche, delle istituzioni, ma è la subordinazione delle istituzioni sociali e economiche alla volontà di incrementare, alla Grundnorm, di incrementare, era Kelsen che parlava appunto, restano subordinati alla volontà di aumentare all'infinito la potenza. In una battuta, oggi il capitale crede di servirsi della tecnica, andiamo verso un tempo, ma andiamo non per previsione col punto interrogativo, andiamo verso un tempo in cui sarà la tecnica a servizio del capitale. Questo non vuol dire appunto l'eliminazione della produzione della ricchezza, l'eliminazione delle strutture collegate a questa produzione, ma l'inversione di ruolo, il loro diventare mezzo invece che scopo. Non c'è bisogno che dica che la tecnica così intesa è una tecnica che può rovesciare i ruoli solo se dà ascolto a quella voce che abbiamo lasciato da sola parlando della cultura degli ultimi due secoli, la quale dice al passato: tu passato sei morto. Però bisogna che questa voce, torno a ripetere l'invito, faccia sentire la propria forza. Chiedo scusa se mi cito di avere in qualche modo indicato la forza di questa voce, non possiamo parlarne qui, ma allora la tecnica di cui sto parlando non è la tecnica tecnicisticamente intesa, scientisticamente intesa, ma è la tecnica che dà ascolto alla forza di quel turbine distruttivo che toglie di mezzo la tradizione. Quindi non c'è bisogno di un codicillo ulteriore, il quale dice: non ha niente a che vedere questo discorso con i governi tecnici. Qui i governi tecnici sono forme tipiche della politica, perché il governo tecnico, per esempio, che oggi sta dignitosamente guidando l'Italia, questo governo tecnico sopravvive perché la politica, sia pure per proprio vantaggio, lo lascia sopravvivere. Invece la tecnica alla quale mi sono riferito prima, non è subordinata alla politica, ma subordina a sé la politica. Grazie. Grazie. Natalino, tu nel libro hai finito il libro dibattito con una postilla. Vuoi fare una postilla? No, io per la verità sono perplesso, non so se mi trovo accanto a Schlesinger in dissenso da Severino o accanto a Severino in dissenso da Schlesinger. Una notazione d'insieme: ciò che divide forse per Gaetano i giuristi dal filosofo è che i giuristi descrivono ciò che è. Il filosofo indica perché è, e più volte Emanuele Severino vuole che si scenda in ciò che egli chiama il sottosuolo, ossia il perché accade,
ciò che i giuristi si limitano a descrivere. Severino ha accennato un tema che anche per così onestà di cittadino ho il dovere di riprendere, e cioè il tema della democrazia. La democrazia mi sembra che sia esposta a una duplice minaccia, una minaccia della tecnocrazia da un lato e la minaccia della teologia dall'altro. Comincio da quest'ultima. Benedetto XVI ha svolto al Bundestag un discorso di largo respiro. Il tema, il diritto e il linguaggio della natura. E Benedetto XVI indica il potere immenso della tecnica, capace di manipolare anche il corpo dell'uomo, anche eventi naturali del nascere e del morire. E il Papa si domanda, ma forse che le democrazie non sono in grado di fronteggiare il pericolo della tecnica? E risponde, davvero una parola straordinaria, no, non sono in grado, perché il voto della maggioranza non è di per sé rivelativo della verità. Il voto della maggioranza non è rivelativo della verità. Ciascun uomo interroghi se stesso e trovi ciò che Papa Ratzinger chiama la legge della verità. Dove trova la legge della verità? E il pontefice risponde nell'ascoltare la voce dell'essere. E la voce dell'essere è la voce di Dio. Quindi la democrazia è esposta alla prima minaccia che è, nelle parole del pontefice, la voce di Dio. Ciascuno ascolta la voce di Dio e la maggioranza parlamentare, come dire, non ha la capacità di deliberare. La seconda minaccia è la tecnocrazia, perché la tecnocrazia oppone al voto della maggioranza la competenza degli esperti. Che sai tu, povero elettore, dei problemi tecnici della società? Tu non sai nulla. Tu pretendi di avere una competenza generale, una competenza politica, ma i problemi della società sono i problemi tecnici, problemi della finanza, problemi del debito, problemi dell'ambiente, eccetera, ai quali soltanto io, competente, posso dare una risposta. Quindi diciamo che il sistema democratico parlamentare o democratico rappresentativo è esposto a queste due minacce. Da un lato la teologia che invoca la legge della verità divina, dall'altra la tecnocrazia che invoca la competenza degli esperti. Un'ultima notazione, il rapporto tra diritto e tecnica. Qui sembra che non sia l'ultima notazione, ma in vero il tema generale di questo dialogo. Il diritto è una tecnica. Kelsen definiva il diritto una tecnica di controllo sociale. Cioè, il diritto è una tecnica e utilizza la tecnica della forza. Il diritto non è parola inerme, è una parola armata. È politica. È una parola armata. Mi ricordo una volta, proprio con Severino, si discuteva
sulla definizione di Weber, lo Stato che ha il monopolio legittimo della forza. Sì, è la forza. Cioè, le leggi non sono parole che si affidano alla persuasione o al consiglio, sono parole presidiate dalla forza. Scusa, è la forza del capitalismo. La forza è una tecnica, sì, è la tecnica della forza. Sì, ma è la forza del capitalismo. Se tu mi concedi. Allora, la tecnica della forza ti si trova in conflitto con altre tecniche. Facciamo un esempio, perdona Emanuele se ricordo un esempio banale. Immaginiamo che nelle scienze naturali sia inventata una tecnica di lettura del pensiero della memoria, oppure siano inventate tecniche di riproduzione dell'uomo. Queste sono tecniche che obbediscono a se stesse, alla loro capacità di espansione, di accrescimento, di raggiungimento degli scopi. Dall'altra parte c'è il diritto, il quale ha la sua propria tecnica, che è la forza. E immaginiamo che il diritto vieti l'applicazione delle tecniche naturali o biologiche. Questo è un conflitto che si svolge, per così dire, all'interno della tecnica. E perché dovrebbe prevalere la tecnica della biologia o delle neuroscienze rispetto alla tecnica della forza impiegata dal diritto? In questo caso la tecnica è una tecnica particolare che, se è perdente, è tautologico che sia perdente. Ma perdona, la tecnica è sempre una tecnica particolare, perché se, è il tuo esempio. Se si sale sempre di più alla tecnica, diventa una sorta di capacità indistinta. Perdonami, è davvero la tesi, io sono un tuo lettore, ammiratore, però la tesi che non riesce a convincermi è la tesi di una tecnica come una capacità che raggiunge indefiniti scopi e cresce su se stessa. Ma tu la riconosci quando parli di globalizzazione, perché e anche Schlesinger parla di globalizzazione. Ma di globalizzazione, la tecnica è questa. Ma sempre scopi determinati, non una capacità di indefinita potenza. Attraverso gli scopi determinati. Attraverso, ecco. Ma questo dire attraverso significa che di volta in volta ci troviamo dinanzi alle tecniche particolari della finanza, della biologia, delle neuroscienze, che siamo in grado o di accogliere o di combattere. Ma certo, se il capitalismo è in grado di far fuori le tecniche che rimangono allo stato di tentativo, hai ragione, ma io devi discutere però la situazione di contraddizione che ho indicato prima. Perché cosa hai da obiettare a quel discorso sulla contraddizione? Ecco il sottosuolo nel quale ci vuole. Sono davvero grato personalmente al Presidente Laurin e all'amico Marchetti di aver rinnovato anche questo ulteriore dialogo, che credo nel mese di maggio si protrarrà ancora a Venezia, vero? Quindi è un atto ulteriore. Grazie ancora a tutti loro. Grazie a tutti voi. Io finisco solo con una annotazione. Si era parlato di navigare a un certo punto, no? Bene, io l'ho già citato e quindi non mi dilungo. Ma ho trovato oggi navigare è la parola che si usa per muoversi nella nuova comunicazione, eccetera. E ho trovato, grazie a un scrittore americano, che questa stessa parola navigare la usava Giovanni Calvino dopo Gutenberg, nel Mare di Libri. Allora, io credo banalmente
che in questo mondo con tecnologie e con problemi così fondi, almeno queste serate ci aiutano forse a navigare, no, in un mare che di cui altrimenti perdiamo il contorno. Quindi grazie a tutti e arrivederci in 14 giorni. Spirit flows with Coltrane and mine.